Siamo qui a Casarsa della Delizia con questa fiera importante, la 71esima fiera del vino, e in particolare siamo con un ospite prestigioso, Renzo Zorzi, presidente dell'associazione Sommelier Friuli Venezia Giulia. In particolare, oltre naturalmente ai premi che sono stati dati, gli chiediamo però in questo caso un giudizio particolare sulla Ribolla Gialla, questo prodotto fantastico del Friuli Venezia Giulia. Beh, diciamo in questa edizione appunto del concorso abbiamo notato, come diciamo commissione di degustatori, una crescita notevole negli anni appunto, e quindi anche quest'anno c'è stata la conferma di questo prodotto spumantistico che diventa sempre più il fiore all'occhiello, diciamo, della nostra regione, che è conosciuta principalmente per i vini bianchi, ma non ha nulla da invidiare ad altre realtà nazionali per quanto riguarda la spumantistica. Tutto nostro questo prodotto, che va difeso ormai, è già consolidata la cosa, e quindi sostanzialmente non rimane altro che crescere, aumentare sempre di più la produzione e aumentare sempre di più la qualità. La qualità naturalmente sia per lo spumante sia per la versione ferma di questo vino, di questa Ribolla Gialla, che naturalmente unisce e può diventare veramente una bandiera per il Friuli assieme ad altri ottimi, fantastici vini, ma speriamo che veramente questo Ribolla Gialla, questo oro del Friuli, sia veramente una bandiera che unisca tutti nei prossimi anni. Beh, certamente, è un vitigno autoctono, naturalmente va valorizzato sempre di più. Una volta era utilizzato in modo particolare nei tagli assieme ad altri vitigni, da qualche anno direi si è riscoperto il valore di questo vitigno, e quindi, come ha citato lei, sia nei vini fermi sia nella spumantistica, e questo è un po' il caso, e che ci trova appunto oggi in questa veste, direi che insomma non possiamo far altro che godere di questa ottima realtà, di questo ottimo prodotto, che ripeto credo che ci dia sempre più soddisfazione.